radici del morrone e su quel cucuzzolo c'è Rocca Caramanico. Un cartello all'ingresso del borgo consiglia: il paese è piccolo e l'auto inquina, se vuoi visitarlo scendi e cammina. La fonte a Monte Pelaroc. Nel borgo ogni albero ha la targa con su scritto il suo nome. Questo è il Maggio Ciondolo. La piazzetta del borgo offre una vista magnifica ed ecco qui, signore e signori, Sua Maestà la Maiella. Il cedro dell'Atlante. Non finisce più. Sempre più su. Sì, perché Rocca Caramanico sembrerebbe essere sorta come punto strategico di osservazione e di difesa. Infatti un tempo si chiamava Castello della Rocchetta. Mamma, guarda, quella galletta sembra che sta ridendo. Siamo nel punto più alto del borgo. Questa è la vista. E da qui è possibile addentrarsi nel bosco. Ci sono anche diversi percorsi. Il più breve conduce al rifugio di Capoposto con 1 ora e 40 di cammino. Noi oggi però non ce la sentiamo proprio di fare passeggiate lunghe, vero Isabel? Questo borgo è piccolo, però sembra veramente un labirinto. Si mangia, eh? Guardate che carino qui fuori. Camminando tra i vicoli scopriamo tante cose carine e incontriamo persone veramente ospitali che ci invitano a restare a pranzo con loro. Per di più, proponendoci una lasagna al forno. E come si fa a dire di no? Lou Brihant, una bellissima Holiday Home, ed ecco i simpaticissimi proprietari. Del pranzo siamo stati costretti a dire di no, perché ogni promessa è debito e noi avevamo promesso di fare un picnic dal sapore autunnale in qualche bel bosco alle bimbe. E meglio di così non potevamo trovare. A Santa Eufemia a Maiella, a Risico, si gioca così. I vicoli, le piazzette, la chiesa e i suoi murales.